Art, la fiera espositiva dell'arte contemporanea che si tiene a Milano, una fiera che ormai compete a pieno titolo con la più internazionale e fino ad ora accreditata artissima, MiArt. 175 gallerie, 14 paesi, una fiera che ormai è diventata competitor della fiera più internazionale italiana, che sino ad ora è stata artissima. Certamente uno spazio espositivo dove ambiscono ad entrare le gallerie più importanti italiane, ma anche molte internazionali. Questa edizione, 175 gallerie da 14 paesi, propongono l'arte che in questo momento è ritenuta la più accreditata sul mercato. Il criterio selettivo, la modalità espositiva che MiArt incarna in questo tempo risponde a questo imperativo categorico, concettuale, e anche noi oggi a MiArt saremo concettuali. Hashtag concettuale a MiArt. Curatore, direttore, grande promotore di grandi mostre, colui che insomma ha dato una nuova vita artistica a Palazzo Strozzi e quindi a Firenze. Lo incontriamo come prima nostra, come dire, figura autorevole all'interno di una fiera autorevole. Mi piace di essere il primo, spero che andrete migliorando. È veramente autorevole questa MiArt? Sì, sì, sono arrivato da poco, mi sembra un'edizione di grandissimo successo, quindi complimenti a Alessandro Labottini, il nuovo direttore, mi pare abbia fatto un grande lavoro, mi pare una mostra ampia, con tante differenziazioni, in grado di coprire periodi diversi, e insomma, quindi una fiera direi estesa. Ecco, noi che siamo sempre un po' a caccia della provocazione, però sappiamo che, come dire, riuscire a partecipare a MiArt significa quasi superare una selezione e, come posso dire, una prova difficilissima, no? Cioè non tutti sono ammessi a questa fiera così ambita. Beh, immagino. Questa dinamica della selezione nelle fiere, cosa ne pensa Arturo Galanzino della selezione, delle commissioni, delle gallerie escluse? Beh, io credo che ogni direttore di fiera debba mantenere la più alta qualità, che è a garanzia di tutti, di chi viene alla fiera come pubblico, di chi è interessato ad acquistare, ma è sicuramente a garanzia in primis di chi vi partecipa. Quindi la selezione senza dubbio processo importantissimo, è fondamentale del successo di un'iniziativa come questa e come altre. Perfetto. È una direzione abbastanza, come dire, chiara, no? Noi abbiamo deciso di dare un titolo alla nostra gita a MiArt, no? Sì. Ed è sintetizzabile nella parola concettuale, certo. No? Ormai questa espressione che rappresenta buona parte dell'arte che viene, sì, proposta in questo momento è diventato un po' il parametro selettivo per poter individuare l'arte mainstream o comunque accettata da un certo sistema e quella che non lo è. Sì. Ma come mai questa, questo premiare un certo tipo di arte che in qualche modo sfugge alla rappresentazione, sfugge ad un'estetica di, come possiamo dire, anche di pittura più tradizionale, e invece, no, valorizzare tutto ciò che ha questo sapore un po'... Beh, non sono d'accordo, questa fiera è molto varia, ci sono anche molte altre cose, ben oltre il concettuale, naturalmente, che è un aggettivo che si... un po' abusato. Si lega a un certo periodo storico in particolare.
fiera troviamo molta pittura, troviamo tante altre cose, troviamo altri periodi assolutamente, quindi la fiera, come ho detto all'inizio, è molto varia, che copre diversi decenni, anche il concettuale, ma anche, anche dopo e prima, quindi insomma. Quindi un galanzino molto diplomatico. Sempre. Eh? No, ma no, per la verità, no, ma non è di fare storica, questa è storia, sto parlando di storia. Io sono uno storico. Va bene, questa nuova sezione on demand. Ah, non l'ho vista, dov'è? Okay. Dov'è? Dobbiamo ancora visitarla. Ah, ok, noi, ma... perfetto. Io sono arrivato mezz'ora fa, ho fatto un giro nelle gallerie degli amici e adesso andrò a vedere questa sezione di cui non conoscevo l'esistenza. Ah, praticamente performance, installazione site specifica, siamo molto curiosi anche andiamo a vederla. Benissimo. Allora, chiudiamo con la prima, il primo contributo che noi chiediamo a Arturo Galanzino a quella che noi abbiamo deciso essere la nostra performance concettuale. Cioè, la spieghiamo un attimo. Noi abbiamo deciso di coinvolgere le persone che intervisteremo nella creazione di un'opera fatta di tutte le parole che per loro avranno questo, la capacità di associarsi a questo significato di concettuale. Una poesia corale, capito? Esatto. Benissimo. La parola che dovranno esprimere deve essere in linea con l'opera concettuale. Bene. Poi gliela faremo scrivere, potranno scegliere o un pennarello indelebile nero o un pennarello indelebile rosso, a seconda delle loro, come dire, preferenze, e alla fine quello che risulterà sarà appunto un'opera corale. Benissimo. Concettuale. Io sono primo? Tu sei il primo. Che onore, vediamo. L'aggettivo che userò è, la parola che userò, che è un aggettivo, è espansa. Ti piace? Molto! La nostra opera concettuale oggi, a Mi Art, comincia con la parola espansa. Comincia con espansa. Milano, a Mi Art, una galleria di Milano, PAC di Giampaolo Abbondio, che ci porta a, come dire, in uno spazio espositivo che ha della pittura, no? Cioè, sì, in una fiera dove forse non ce n'è tantissima. Ma in realtà mi sembra che quest'anno ci sia un certo ritorno alla pittura. Io quest'anno ho portato una personale di Maria Magdalena Campos-Pons, artista cubana che settimana prossima inaugurerà Documenta. Ad Atene, poi vabbè, sarà anche a Kassel. Ci collaborano già da 15 anni, due mostre, Biennale 2013, Padiglione Cubano. Ha un curriculum di tutto rispetto, ha performato al Guggenheim, in collezione al MoMA. Insomma, per poter partecipare a questa Mi Art bisogna avere degli artisti che hanno dei curriculum veramente importanti, allora? Sì, direi di sì, infatti il livello qualitativo medio della fiera è piuttosto alto. Ecco, ma gli esclusi, noi ci stiamo anche interrogando su questa selezione così severa, sulle maglie, sui criteri, eccetera. Cosa ne pensi di queste selezioni? Cosa si pensa? Allora, la selezione mi ha premiato e sono dentro. Avessi proposto qualcuno che non faceva documenti a stare entrato? Non lo so. È così importante essere in queste fiere? È così importante essere selezionati? Beh, se si vuole essere sulla mappa, in qualche modo sì, bisogna esserci. Incontro voi, incontro curatori, direttore di museo, collezionisti, sì, direi che è fondamentale. Ma qual è la cifra stilistica, al di là del fatto di avere degli artisti così accreditati, per poter partecipare oggi al sistema mainstream? Che tipo di arte bisogna proporre? Ma quello che tira molto è il concettuale, un concettuale personalmente trovo un po' datato, insomma. La fontana di Duchamp c'è un secolo dopo tutto, e anche loro lo ritenevano scherzo.
Infatti ben venga questo ritorno alla pittura che sto vedendo in questa edizione di Arco. Bene, noi che peraltro abbiamo scelto un pioniere del concettuale e che abbiamo sempre così la voglia di creare metafore, giochi che facciano riflettere, abbiamo quindi deciso di coinvolgere i nostri intervistati nella performance concettuale. Dovrai contribuire a, dopo l'espansa che è stato riportato dal tuo predecessore, proseguire nella costruzione della frase concettuale. Umanità. In questa galleria di Zurigo, Plut Show Gallery, abbiamo proprio una delle proposte della sezione On Demand. Riccardo Beretta, che ha creato evidentemente uno spazio site specific che dialoga chiaramente con l'allestimento dello stand On Demand. Riccardo Beretta. Riccardo Beretta è un giovane artista italiano milanese. Sì. E per On Demand lui ha creato nuove sculture, le prime sculture della sua vita, infatti, che sono nella terra qua. Prima lui ha lavorato con i tondi, e la sua tecnica è la counter relief. Lui lavora dentro il materiale. Okay. Una tecnica che esiste in Italia per 600 anni. E lui è preso in un nuovo, in una nuova maniera contemporanea. Ok, fantastico. Cosa pensate di questa novità della fiera On Demand, cioè questa sezione? Mi piace perché dà un artista una chance di creare qualche cosa particolare in un stand vicino di altre cose. E così anche per noi, perché è un po' per gente immagina ogni volta che tutti è Riccardo Beretta, che non è, ma così noi abbiamo una chance di parlare delle altre cose, che è il nostro lavoro, è il nostro piacere. Chiaro. Noi abbiamo fatto un po' un cosa intero. Abbiamo assunto Vivi d'Astrofocus e Riccardo Beretta nel stand e la wallpaper dentro è una collaborazione delle due. Oh, fantastico. Sì. Riccardo Beretta potrebbe essere un artista concettuale? Sì. Sì. Sì, assolutamente, lui non potrebbe essere, lui è un artista concettuale. Queste sono le due parole finora per questa frase che alla fine sarà la frase concettuale di questa performance. Io faccio il verbo. Domanda, espansa umanità, domanda. Delle artiste che concorrono a questa particolarità della Fiera di Milano di quest'anno, e cioè la sezione On Demand, questo spazio specifico dove i lavori sono realizzati appositamente, come dire, per dialogare con lo spazio. Per dialogare con lo spazio, per attivare un coinvolgimento del pubblico che in questa maniera riesce a recepire l'opera in maniera completa. Ecco. Noi siamo la Galleria Otto Zoio, sono Francesca Guerrizzo, abbiamo presentato un'installazione di Mary Sangioletti. Che è qui con noi. Il cui lavoro è un lavoro abbastanza complesso e articolato, perché ha a che fare con moltissimi rimandi, ma soprattutto è legato alla scienza e all'esoterico. Come dire, si può vedere qui. Come a Torino sembra più concettuale che concettuale, non so come dire. A me sembra, noi abbiamo proposto un'installazione, un progetto, allora questo potrebbe rientrare nella tua categoria di concettuale, ma secondo me tutta l'arte è concettuale, quindi non farei più ricerca, tentare di proporre dei progetti più strutturati e più legati a una ricerca, forse. Questo potrebbe essere. Quindi non esiste, insomma, una sorta di ghettizzazione di un certo tipo di altre.
questo momento. Bene, questo è un altro punto di vista, la performance concettuale che abbiamo già spiegato, quindi avremo il contributo. Rodrigo Mateus, Pallet. Laura Prouveau alla Galerie Nathalie Obadia con questi oggetti che fanno parte di quel lavoro complesso che vedremo più tardi all'Hangar Bicocca. Sono oggetti stravaganti che appartengono a una storia molto singolare. Laura Prouveau, Turner Prize, vincitrice del Turner Prize del 2013, racconta che il nonno era un artista concettuale e che fuggì da un tunnel che collegava casa sua con l'Africa e non se ne ebbe più notizia. E allora la nonna, per celebrarlo, ricostruì sostanzialmente la storia di quest'uomo attraverso determinati oggetti. E questi sono parte di questi oggetti che fanno parte appunto di questa storia ricostruita, come per restituire a questo artista concettuale parte della sua vita stessa, no? Quindi sono assemblaggi ricchi di umorismo, ricchi di ironia, e noi cerchiamo di coglierli per tali. Primo Marella, una visione curiosa, forse anche inquietante, ma no, curiosa, due piedi. Entrambe. Eh? Entrambe. Che cosa sono questi due piedi? È un'opera di questo artista sudafricano di Cape Town, si chiama Rowan Smith, uh-huh. Uno degli artisti emergenti della scena sudafricana, che fa tutte opere, diciamo, un po' concettuale, un po' legate a motivi politici del suo stato. Gioca molto sulla nostra realtà quotidiana che riserva delle sorprese. Cioè, tutto ciò che sembra ovvio e scontato può nascondere la minaccia, la precarietà della nostra esistenza. Mm-hmm. Anche dietro una tenda colorata molto semplice, tipica di una casa certamente medio borghese, dove ci sono tutti, anche nella tranquillità domestica si può celare una minaccia, quello che leggiamo sui giornali, quello che succede, quello che ha fatto Pistorio. Quindi questi sono dei piedi minacciosi, allora? Dei piedi che potrebbero essere tante cose. Costituire una minaccia. Minaccia, l'amante che si è nascosto, il ragazzo che sta facendo la sorpresa. Ma infatti noi di Hashtag preferiamo la visione quella più giocosa, più... A me piace quella giocosa, però certamente crea un effetto sorpresa, perché uno viene illuminato dalla visione in questo contesto, poi se guarda in basso scopre questa cosa. Assolutamente. E allora, sì, che cos'è quest'arte concettuale? Se non si è concettuali in questo momento non si può stare in una grande fiera, quindi anche ciò che non è concettuale, è bene dire, è concettuale. Ok.
a proposito di concettualismi, certamente io sarò sempre un artista minore per sempre, rappresenta in modo significativo la frustrazione e l'ambizione, lo stato d'animo di chi in qualche modo, cercando di raggiungere il traguardo della propria dannazione, cioè il sentirsi realizzato come artista, vive contestualmente l'angoscia di essere sempre un artista minore. Giuseppe Stampone e Cristian Caliano, artista curatore. Io invece sarò sempre un artista minore per sempre, cioè un frustrato. Allora, Giuseppe Stampone davanti a un suo lavoro straordinario, ridateci le ali, torneremo a volare, the show must go on. Che cos'è questo lavoro? Chiedere al curatore che è più intelligente di me. Ecco, esatto. Sentiamo che cosa dice il curatore. Questa è un'opera che fa parte di una serie che Giuseppe sta portando avanti praticamente dal 2009 all'indomani del terremoto dell'Aquila. Ed sono tutti lavori fatti con vari linguaggi, vari mezzi, però con un medesimo approccio orientato proprio a non dimenticare. È un'opera politica? No, assolutamente, non è né un'opera politica. Politica nel senso ampio. No, io penso che l'artista abbia una responsabilità, che non è quella dell'etica, perché l'etica è vicina alla, diciamo, morale. L'etica ha un tempo, ciò che è etico oggi non è etico domani. È un'urgenza che ho avuto io come responsabilità personale. Io sono nato sotto quel grande sasso lì e penso che avevo l'obbligo di formalizzare qualcosa per denunciare questa realtà. L'arte è tutta politica e l'arte non è politica. È come dire, ma Fontana, cosa è più politico? Un'opera che parla di politica o un taglio di Fontana? Ma certamente un taglio di Fontana o un oratorio di Marcel Duchamp sono certamente più politici di tantissime opere che mettono morti o che mettono... Io credo nella politica quando uno vive quell'esperienza. Ho affrontato l'Aquila perché il terremoto mi ha toccato in prima persona e ho affrontato il tema dell'immigrazione da tanti anni perché sono figlio di emigrante. Non avrebbe senso parlare di immigrazione o parlare del terremoto dell'Aquila senza aver avuto, ahimè, e fortunatamente per me che ne sono uscito senza portare l'esperienza diretta, ma proprio per rispetto, perché altrimenti si parla di strumentalizzazione. Odio e mi trovo in antizia quegli artisti che parlano di certe etiche che non hanno vissuto quelle responsabilità. Il vostro modo di raccontare l'arte, il vostro modo di raccontare i contenuti dell'opera ci portano al significato di quella che oggi viene chiamata la cosiddetta arte concettuale, no? Ma tutto è concettuale, niente, il segno è il concettuale di suo, c'è il concettuale tautologico e il concettuale storico. Io non posso credere che esiste, che possa nascere un'opera senza un concetto. Chiaro. Si è strumentalizzato questo termine da una politica corretta. Io qui volevo arrivare. Ma noi avveniamo da una cultura bianca e nero, politica corretta, che ormai è anacronistica. Ma non lo dice Stampone Giuseppe, ma lo dice una storia. Ma stesse manifestazioni come documenta ormai sono obsoleto, perché vanno a rappresentare un periodo storico, quello post fascismo e nazionale, che non hanno più senso di esistere. Oggi c'è la nuova realtà, che è quella della globalizzazione, della partecipazione, della condivisione. La nuova generazione non ci pensa proprio, non so come... L'arte come l'abbiamo pensata fino ad oggi non esiste più. Non esiste più, è un'utopia, cioè, ma non ha senso di esistere. Bene, e allora noi per renderlo più vivo, questo concetto noioso, vi sfidiamo alla performance concettuale. In questa fettuccia noi abbiamo invitato tutti i nostri intervistati a scrivere una parola che secondo loro, come dire, poteva essere definita una parola concettuale. Thank you.
Repetto Gallery London, esatto, espone uno stand quasi integralmente dedicato, dico quasi, ai poveristi. Una grande stella di Zorio, una straordinaria opera di Kunelis che abbiamo raccontato qui fuori, un lavoro di Merz e poi andremo a raccontare anche il particolare del Fabbro, anzi il professore, anche lui, il Fabbro, come lo consideravano i suoi studenti di Brera, è un lavoro di Paolini, eh? E Pierpaolo Calzolari davanti a noi. Pistoletto, Boetti, è vero, il mio sguardo non si era ancora posato su tutto. Allora, quest'arte povera è ancora... Sì, l'arte povera fortunatamente è ancora sulla cresta dell'onda, quindi tutto il mercato mondiale la richiede e la cerca, per cui direi che è molto positivo per, per l'arte italiana in generale. Certo, assolutamente. Quindi secondo me è una scelta dettata dalla, non è una moda, ma dalla tendenza. Adesso la tendenza è questa. E quindi sì. Quindi c'è una tendenza nell'arte, diciamo. Assolutamente, come abbiamo visto negli ultimi anni affermarsi tutti quelli che erano le estroflessioni, Castellani. O comunque nuovi linguaggi, la performance, il site specific. Sì, ma poi c'è stato anche il momento dei video. Certamente, visto un video in giro? Io non l'ho visto. Sì, c'è stato pochi anni fa, erano solo video. Cioè, si tratta molto anche di seguire le tendenze, non diciamo le mode. Visto che tutti quanti parlano di quest'arte concettuale, noi chiediamo di contribuire alla creazione di questa frase concettuale che è ottenuta attraverso la, diciamo così, la linea infinita parola. Esattamente. Ognuno ha scritto la sua parola concettuale. Direttamente dagli anni 70 il lavoro politico di Nanni Ballestrini, potere operaio contro la polizia e cariche e violenze. Nanni Ballestrini da Michela Rizzo. Arte concettuale. Un amico, Marco Poggiali, uno stand, ci dirà lui se concettuale o meno. Comunque Fabio Viale, Gilberto Zorio. È uno stand concettuale? Ma direi soprattutto uno stand essenziale più che concettuale. Comunque credo sia un record per una fiera il fatto di mettere 5 lavori in uno stand. Abbiamo addirittura eliminato le pareti, quindi credo che siamo veramente super concettuali. Super essenziali. E concettuale è sicuramente il lavoro di Zorio e in una certa parte anche quello di Fabio Viale. Dei lavori importanti, sì. Oggi la parola concettuale ci esce un po' da orecchie, naso, bocca e l'abbiamo fatta diventare la nostra performance, il nostro tormentone, inserendoci la sua parola concettuale, no? Specchio, specchio delle mie brame. Qual è la fiera più concettuale del reame? Ma chi lo sa?